Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Tunisia, Lis rivendica l'attentato a Sousse. Grecia, Tsipras, il 5 luglio referendum su proposta dei creditori. Gay Pride, attesi 50.000 a Milano. I sostenitori dello Stato Islamico hanno rivendicato su Twitter la paternità dell'attacco terroristico sulla spiaggia di Sousse in Tunisia, che ha causato almeno 39 morti, tra cui molti turisti. Il governo tunisino intanto chiuderà 80 moschee accusate di incitamento alla violenza. L'IS aveva già rivendicato l'altro attentato contro una moschea a Kuwait City, che ha fatto almeno 25 vittime. Riunione d'emergenza del Parlamento greco oggi ad Atene dopo l'annuncio del Premier Tsipras di voler indire per il prossimo 5 luglio un referendum sulle proposte avanzate dai creditori alla Grecia. Il Premier ellenico si è visto costretto alla mossa perché, ha spiegato, i partner dell'Eurogruppo hanno presentato un ultimatum alla Grecia che è in contrasto con le regole europee e il diritto essenziale al lavoro, all'equità e alla dignità. Sono attese 50.000 persone per il Milano Pride. L'orgoglio gay sfilerà a cominciare dalle 16 da Piazza Duca d'Aosta fino a Porta Venezia. Ci sarà anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. La pacifica e colorata manifestazione arriva proprio all'indomani della storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha dato il via libera ai matrimoni gay in tutti i 50 gli stati USA. Nel 2014 sono state accertate quasi 18.000 violazioni e oltre 13.000 persone sono state denunciate per reati fiscali. Di queste, 146 sono finite in manette. L'ammontare dei beni sequestrati dalle forze dell'ordine ha superato il miliardo. È la CGA a delineare l'azione di repressione degli uomini del fisco contro l'evasione. Le principali violazioni accertate hanno riguardato il reato di dichiarazione fraudolenta, di omessa dichiarazione, di fatturazioni per operazioni inesistenti. Maxi truffa sul servizio antincendio in Sicilia ai danni della regione siciliana. Il nucleo di pulizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 4 società, denaro ed elicotteri per un valore di 12,5 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di accertare una fraudolenta aggiudicazione di appalto che prevedeva piloti e mezzi aerei in realtà inesistenti. L'Argentina vola in semifinale nella Coppa America. La nazionale albiceleste sconfigge per 5-4 ai calci di rigore la Colombia, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano conclusi solo 0-0. Tevez segna il rigore decisivo.